raccontare la storia dello specchio è un po' raccontare una piccola epopea, è comunque un'epoca che ha caratterizzato e io credo anche cambiato qualcosa nell'ambito dei rapporti sociali a Casa Lovassegno. In principio era lo specchio. Lo specchio nasce nel 1966 come ideazione, nel podere di Bruno Scalini sopra Palazzuolo sul Senio, io non mi ricordo come si chiama. Eravamo in un gruppo di rover in un'uscita. Mi pare di ricordare Gianelli Cesare, mi pare di ricordare Lamberto Venturi, mi pare naturalmente Bruno Scalini e decidemmo di dare vita a un giornalino che nasceva all'interno della parrocchia con questa ambizione di proiettarsi fuori. Era il 66, è significativo l'anno perché cominciavano a sentirsi i fermenti del 68, insomma. Io inizialmente questa esperienza l'accettai con un certo scetticismo. Mi ricordo che uno dei miei primi commenti e pensieri, ma insomma, questi ragazzini un po' supponenti che vogliono dire la loro su tutto, questo fu l'infelice primo pensiero che mi colpì. Io ricordo che lo tenni a battesimo, nel senso che il primo articoletto con cui uscì lo intitolai Proemio esagogico. E poi dopo mi venne il dubbio che qualcuno con quell'esagogico non lo capisce, loro ci hanno messo di presentazione. Immancabilmente quello che ha battuto ci ha messo anche la traduzione. Bisogna pensare che cos'era il mondo di un adolescente allora, non c'era l'automobile, c'era il muro di Berlino, ma c'era anche il muro dei gessi, perché oltre i gessi noi non ci si andava. E quindi il nostro piccolo universo era Casula. E costruire le notizie, non solo dal punto di vista della cultura materiale, abbiamo imparato tanto, ma proprio come si fa una notizia, come si manipola a volte l'informazione, come si crea, come. E questa è stata un'esperienza molto formativa, penso, l'approccio ai temi della politica. Per politica intendiamo, come diceva Ernesto Balducci, l'organizzazione della speranza. E per noi, gruppo, essere presente dentro una piccola comunità, avere un linguaggio, avere un mezzo per esprimersi, è stato, credo, un'esperienza molto importante. A un mondo nuovo, a una speranza appena nata. 34 anni fa uscì il primo numero del Compagno. Il Compagno nasce all'interno della sinistra, soprattutto nel Partito Comunista. Lo scopo era quello di creare un rapporto, un dialogo diretto con l'opinione pubblica, con la popolazione, con l'elettorato di sinistra, ma non solo. È espressione di quel momento della storia di Casula dove si intreccia un rinnovamento politico profondo e nello stesso tempo un rinnovamento generazionale. A volerlo soprattutto furono proprio quei giovani che entrarono nel Partito Comunista in quegli anni. Sbarzaglia, Piolanti, Fabio Piolanti, Paolo Cavina. Scrivamo Casula quello che era. Certo, c'era una caratterizzazione molto forte, molto politicizzata. Uscivamo dal 1968-69, cioè noi eravamo coinvolti in quel percorso. Cioè, sembrava noi tutte le mattine che ci alzavamo andavamo a fare la rivoluzione, ma ci credevamo proprio, insomma. Più una locomotiva, come una cosa viva, lanciando bomba contro l'ingiustizia, lanciando bomba contro l'ingiustizia. Il nome, che secondo me non era geniale, però rappresentava un obiettivo, era quello di riflettere la società in cui noi agivamo. Il nome del Compagno nasce anche in una contrapposizione un po' polemica con l'altra realtà. Cioè noi eravamo sinistra, l'altra realtà dell'informazione a Casula era lo specchio, cioè l'area cattolica. E le divergenze erano veramente profonde, insomma. Ecco, però credo che è sempre stato, credo, rispetto, poi certo anche una polemica forte.
Non è mai stato un giornale di grande polemica, anche se avevamo qualche spuntarello, specialmente quando è nato l'altro confratello, dirò, il Segno, allora c'era qualche modo, in maniera molto elegante. La persona che più lavorò perché a Casola ci fosse questo cambiamento, ci fosse questa riorganizzazione, ci fosse questa apertura del Partito Comunista fu proprio Rossini, un uomo che aveva capacità di guardare avanti, che aveva capacità di parlare con i più giovani. Mettere l'impegno politico per fare un giornale era una novità, per fare un giornale di informazione, per quanto fosse un giornale di informazione politica in senso stretto. Allora, fare informazione a Casola è una di quelle peculiarità che questa nostra comunità ha, ed è una caratteristica non comune a piccole realtà come la nostra. Qui, nello stesso ambiente, nacque il circolo fotografico e poi piano piano nacque anche la Proloco, sempre qui. Questa è la culla. Per 4 anni interi esce Il Compagno ed esce tutti i mesi. L'essere presenti con regolarità, uscire tutti i mesi voleva dire lavorare pressoché tutti i giorni. Io ricordo in maniera, come dire, commossa la difficoltà di stampare il ciclostile. Il ciclostile è stato il metodo di stampa che praticamente ha accompagnato la storia del Compagno fino alla fine, non c'erano altre soluzioni. Anche perché la stampa con ciclostile ci consentiva di coinvolgere nel lavoro del giornale non solo quelli che scrivono gli articoli, ma anche di chi materialmente doveva confezionarlo, doveva prepararlo. La caratteristica dello Specchio era questa, cioè era fatto tutto in casa. Cioè noi lo scrivevamo, lo stampavamo, lo vendavamo, facevamo tutto noi. Ci voleva tanto lavoro, insomma. Questo è stato un fatto molto positivo perché ha permesso di non restringere l'esperienza solo a una piccola elite di scrittori, diciamo, ma a tanti ragazzi che hanno passato giorni e notti attorno a queste cose. Attorno a questo tavolo, qui nella sezione allora del Partito Comunista, c'erano sempre quelle 9, 10, 15 persone che giravano attorno al tavolo per raccogliere i vari fogli che dovevano far parte del giornale. Il tavolo lungo attorno, su cui mettevamo i vari fogli e poi giravamo per raccoglierli e fascicolarli è una caratteristica dello Specchio. Non dico il tempo che ho trascorso allo Specchio perché penso di averci messo mezza vita là dentro, parecchie notti, freddo. Io come persona molto metodica, a differenza di qualche mio aiutante, prima di mettermi a lavorare dovevo pulire e mettere in ordine tutta la carta che Giuliano spandeva per tutta la sala. Ho ancora un po' paura di questa montagna di carte che mi trovavo davanti e che delle volte dovevano essere passate più volte nella stampa. Invece ricordo con particolare piacere il momento del sabato sera quando si impaginava, si stendevano i tavoli che ricordava Sandro prima e si mettevano tutti i fogli. Era quindi il momento della massima coesione del gruppo, ecco. Nel momento del maggior lavoro, io che allora mi alzavo per la messa delle 6, me li vidi arrivare in chiesa tutti in fila, tutti i redattori dello Specchio. Era successo che non erano andati a letto, avevano fatto la notte bianca per poter sfornare. L'altra caratteristica che è stata comune al Compagno, ma poi anche alle esperienze successive, è stato quello che l'informazione, la carta stampata, non si regala ma si vende. Questo per dargli valore, attraverso le vendite per un verso, attraverso la pubblicità, che le pagine di pubblicità che venivano stampate sul giornale, il giornale era in grado di autofinanziarsi. Io ho fatto la scelta, appunto invitato da Sandro, insomma, e da altri, di entrare nello Specchio proprio perché mi era sembrato, diciamo, una possibilità di esprimersi in modo libero con rispetto della persona. Ecco, il rispetto veramente notevole, totale della persona, che non significava
non dire ciò che si pensa, anzi, ma significava dirlo senza altri fini se non quello della verità. E il paese lo apprezzava, tant'è vero che delle copie non ne rimanevano praticamente nessuna.